Questo è mosto di Lambrusco, che è la base principale per ottenere il mosto cotto. Ci troviamo nel territorio modenese, questa è una delle tante acetai che in questo momento stanno cuocendo il mosto, che appunto serve per fare l'aceto balsamico tradizionale di Modena. Questa è l'acetaia Pedroni, con me Giuseppe Pedroni, che ha appena sgrondato, è corretto dire così Giuseppe, il mosto di Lambrusco, che è stato vendemmiato poco tempo fa. Sì, infatti ieri abbiamo vendemmiato una parte del nostro Lambrusco e l'abbiamo messo dentro questa pressa, in modo da ottenere la separazione della parte liquida dalla parte solida, cioè le vinacce dell'uva. Ora andremo a travasare questo mosto per ottenere poi la chiarifica e successivamente la cottura. La cottura, che è un processo molto lungo, perché il mosto deve bollire parecchio tempo per concentrarsi, ma lasciamo questo. C'è un odore buonissimo, ve lo posso assicurare, voi non potete sentire, ma però qua c'è un profumo che è delizioso. Giuseppe, ci trasferiamo nell'area in cui voi bollite parecchi quintali di mosto. E mentre ci avviciniamo nella sala cottura si sente già un profumo di mosto cotto veramente molto intenso. E qua in acetai intanto incontriamo anche altri ospiti. Enrico Corsini, che è presidente del consorzio dell'aceto balsamico tradizionale di Modena, e Sofia Malagoli, che fa parte anche del consorzio che tutela questo prestigioso prodotto. Continuiamo a parlare del processo produttivo, poi veniamo anche da voi. Allora, siamo entrati in questa sala che è il fulcro, no, di quello che avviene per produrre l'aceto balsamico tradizionale. Giuseppe, qua c'è una cisterna, una caldaia che sta lavorando perché il mosto che abbiamo visto poco fa deve concentrarsi. Che cosa avviene sostanzialmente? Sì, diciamo che questa io la chiamo la culla dell'aceto balsamico tradizionale, perché qui nasce veramente il nostro prodotto, in quanto l'aceto balsamico tradizionale è l'unico aceto del mondo che nasce da una cottura, quindi da una concentrazione di zuccheri, al contrario della maggioranza degli altri aceti che nascono da una acetificazione di prodotti secchi, quindi privi di zuccheri. Noi invece qui nelle caldaie lo andiamo a concentrare, il nostro zucchero naturale ottenuto dalla pressatura che abbiamo visto prima, e di conseguenza andiamo a cuocerlo per circa 24-36 ore al massimo per ottenere quello che è la base. Quindi qui nasce veramente l'aceto balsamico tradizionale, e in questo caso abbiamo del mosto che sta cuocendo di Trebbiano. Trebbiano è una delle uve che vengono utilizzate per fare, diciamo, l'aceto balsamico, no? Il disciplinare, presidente, che cosa prevede? Ma prevede delle uve autoctone della provincia di Modena, fra i quali anche il Trebbiano, che è una di quelle uve che dà un profumo e un aroma particolare che rende poi famoso il nostro prodotto. Stiamo parlando di una, diciamo, qualità molto elevata e di volumi che naturalmente non sono tantissimi. Quando parliamo di aceto balsamico tradizionale di Modena, quindi mi riferisco a quello invecchiato 12 anni oppure quello extra vecchio, stiamo parlando di quante bottiglie oppure quanti ettolitri? No, beh, qui parliamo di bottiglie, sono circa 110.000 all'anno da 100 ml tra le due produzioni, quindi siamo intorno ai 10.000 litri, poco più, quindi se pensiamo sparso nel mondo sono tante stelle che vanno in tutte le direzioni e che però consentono di avere un prodotto eccezionale che si fa solo in provincia di Modena e solo qui con queste tradizioni, con queste uve della tradizione di Modena e del territorio. Ci tengo a precisarlo, perché l'unica cosa che non ci possono portare via gli stranieri è il territorio. Aceto balsamico, espressione del territorio. Qua ne vediamo intanto una confezione che deve essere rigorosamente nella bottiglia di Giugiaro, vero Sofia? Assolutamente, bottiglia di Giugiaro da 100 ml e in vetro trasparente. Tornando al nostro mosto, magari ci puoi fare vedere, insomma, anche il colore di questo mosto che sta adesso cuocendo, perché abbiamo anche qua i bicchieri, magari esatto, ci piace vedere anche vedere, un brindisi facciamo col mosto cotto. Esatto, qui abbiamo, come dicevo, mosto di uva cotto di Trebbiano. Allora, vedete che ha già cambiato colore, da bianco è diventato marrone perché abbiamo la parziale caramellizzazione naturale degli zuccheri. Ovviamente in questo momento, se lo assaggiamo, è decisamente molto dolce.
e come vedete è bruno, poi diventerà sempre più scuro nell'andare del tempo, invecchiando dentro i nostri barili. Un tempo questo processo veniva fatto con dei contenitori recipienti di rame e il fuoco era quello fatto con la legna. Ormai non si fa più, però diciamo che ancora in tante piccole acetaie si continua a fare, vero Presidente? Certo, questa è la tradizione che va salvaguardata soprattutto nelle piccole acetaie, in modo particolare quelle familiari, che è appunto un punto di riferimento storico che dovremmo difendere. Ecco, qui invece c'è una componente scientifica, perché si riesce a controllare il processo di cottura e si arriva anche alla concentrazione desiderata, che viene misurata con gradi babo? Noi abbiamo diverse scale di misurazione degli zuccheri che andiamo a concentrare attraverso il babo, che è quello che si utilizza per il mosto crudo, passando poi ai BRICS, cioè il grado rifratto metrico, in modo da avere esattamente la percentuale dello zucchero che abbiamo all'interno del nostro mosto cotto. Più o meno deve arrivare quanti gradi BRICS quindi? Beh, diciamo che questa è una di quelle informazioni abbastanza riservate, nel senso che ogni produttore lo cuoce a modo suo ed è per questo poi che abbiamo più o meno fermentazioni, più o meno acidità. Diciamo che in termini, diciamo, standard, il mosto crudo parte da una concentrazione di 18-17 gradi babo per arrivare normalmente almeno a 30 gradi babo. Quindi ogni produttore ha un proprio segreto e lo conserva amorevolmente, perché comunque è bella anche questa diversità, perché pur essendoci un disciplinare che comunque uniforma il prodotto, però le differenze sono importanti, perché poi dopo anche con la consorteria tutti gli anni c'è il paglio dove si premia il miglior aceto balsamico. Abbiamo detto aceto balsamico, che è espressione anche di un territorio, Sofia, qua il turismo entra in gioco prepotentemente. Il turismo entra in gioco prepotentemente, dal 2015 lo sappiamo tutti che Modena si sta affermando e si è affermata come meta turistica molto importante dal punto di vista internazionale. Una giornata come Acetaie Aperte ci teniamo tanto a sostenerla, perché deve essere anche un invito per i locali a conoscere il proprio territorio. Molte acetaie sono visitate quotidianamente da turisti provenienti realmente da tutte le parti del mondo, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, e noi vorremmo invitare anche i nostri concittadini modenesi a conoscere l'eccellenza che hanno di fianco a casa. Abbiamo detto quindi acetaie aperte il 29 di settembre, ci sono 38 acetaie che aderiscono a questa iniziativa. Insomma, l'aceto porta turismo a Modena e dintorni, dico io. D'altra parte, dall'Expo 2015 abbiamo incentivato insieme al Comune. Ricordo che l'acetaia comunale di Modena si sta allargando, perché la Giunta Muzzarelli ha investito notevolmente per fare in modo che sia più accogliente ed è gestita dai volontari della consorteria. Quindi voglio dire, c'è tutto un mondo che fa sistema e fa sì che si valorizzi sia il prodotto che il territorio. Beh, insomma, abbiamo visto un importante passaggio della produzione dell'aceto, ma non possiamo non andare in acetaia e vedere poi che cosa succederà più avanti. Sicuramente, andiamo. Siamo quindi entrati in acetaia e qua vi assicuro che il profumo si fa molto più intenso. È qui dove matura l'aceto balsamico tradizionale, che è un prodotto a denominazione di origine protetta. È una delle tante acetaie, insomma, che potrete vedere, insomma, in occasione di acetaie aperte, che naturalmente offrono prodotti assolutamente DOP in questo caso, Presidente. Sì, questa è proprio l'acetaia storica DOP, una probabilmente delle più antiche, e soprattutto chi entra qua è come entrare in una cattedrale, ci vuole molto rispetto, silenzio, e sentire questo profumo che è un insieme di storia, di cultura, che esalta l'agricoltura modenese. Qui è veramente storia. Giuseppe, abbiamo detto che qui avviene, insomma, la parte finale, no? Abbiamo visto tutto il processo produttivo, il mosto che poi serve per rincalzare, no? Le botti ogni anno, e questa è un'operazione che si fa normalmente in pieno inverno, dico esatto. Bene? Quindi quel mosto serve per tenere sempre il livello alto, diciamo,
del prodotto. Lo dico impropriamente, ma tu sei più preciso sicuramente. Sì, il mosto cotto serve per reintegrare ciò che si toglie e ci ruba il tempo. Attraverso l'evapotraspirazione dei nostri barili noi perdiamo un'aliquota di quello che contengono e noi ogni anno, dopo aver fatto i travasi, andiamo a rincalzare le nostre batterie, siamo circondati da esse e cerchiamo di ripristinare il percorso produttivo. È un ciclo che possiamo definire infinito. Infatti, pur essendo nato 1000 anni fa, ha una faccia molto attuale, perché possiamo definirlo sostenibile. Infatti questo sistema produttivo del balsamico tradizionale, che è un invecchiamento dinamico e non statico come avviene per la maggioranza degli altri prodotti che vengono invecchiati in barili di legno, è un sistema che è stato pensato per durare per sempre. Infatti ogni anno si replica, si rifà, sempre ammesso che ci sia qualcuno che ha passione per questo tipo di prodotto. A proposito di storia, le prime tracce di aceto balsamico allora non era tradizionale, lo aggiungiamo noi adesso. Risalgono a quale periodo? Beh, andiamo addirittura, qualcuno parla dell'epoca dei Romani, quando cuocevano il mosto appunto per fare una bevanda che dissetasse i soldati. Poi dopo, venendo avanti, credo che intorno al 1600-1700, poi dopo ai giorni nostri. Volevo anche ricordare che a Cetaie Aperte, che ci sarà il 29 di settembre, che è un appuntamento annuale ormai dai primi anni 2000, si potranno visitare tantissime acetaie come questa di aceto balsamico tradizionale di Modena DOP, ma vi saranno anche 8-10 acetaie che hanno invece produzioni sia DOP che IGP, quindi credo che sia un messaggio di unitarietà del settore, che sia importante per attrarre ovviamente anche i visitatori. E questo è molto, veramente molto importante. Bene, allora adesso prima di salutare anche il presidente Corsini e Sofia Malagoli, Giuseppe, facci vedere la consistenza. Ah, dimenticavo una cosa va sempre ricordata. Ci sono due tipologie, lo chiedo a Sofia, due tipologie di aceto balsamico tradizionale, l'affinato e lo stravecchio. Quali sono le differenze? Beh, le differenze innanzitutto sono visibili dal colore della capsulina. Questo è l'unico modo, diciamo uno dei modi che hanno le persone per riconoscerlo. L'affinato, che ha un invecchiamento minimo di 12 anni, fin circa i 25 anni, si riconosce dal colore della capsulina bordeaux. L'extravecchio, almeno 25 anni di invecchiamento in botte di legno, ha sempre il colore della capsula oro per tutti i produttori e la dicitura extravecchio in etichetta. Beh, quali sono le differenze? L'extravecchio è più invecchiato, quindi sicuramente magari avrà delle caratteristiche più intense, un colore più scuro, un bruno scuro più caratteristico, una profumazione più intensa, dato da un invecchiamento sicuramente superiore. Beh, insomma, un quarto di secolo ha la sua importanza. Già, già questo, pensare che dei produttori con la loro passione custodiscono per 25 anni un prodotto per avere questo nettare degli dèi alla fine, beh, credo che sia una cosa importante, ai quali però andrebbe riconosciuto anche una parte economica superiore, perché in effetti conservare un prodotto del genere dovrebbe costare centinaia e centinaia di euro. È un investimento importante con degli orizzonti temporali lunghissimi. Esatto, in effetti quindi bisogna fare in modo che questi continuino a produrre DOP da regalare a tutto il mondo. Bene, Giuseppe, facci vedere la consistenza di questo aceto balsamico stravecchio in questo caso. Per questa dimostrazione occorre un cucchiaino però. Prego. Allora. Prendiamo tutti? Perché no? Qui abbiamo un extravecchio speciale che io faccio invecchiare per lungo tempo in contenitori, in barili fatti di ciliegio, legno di ciliegio, tipico ovviamente a Vignola. È talmente denso che fa fatica a scendere, ma per questo è il frutto dell'invecchiamento. Beh, diciamo che è un prodotto speciale, per me è una selezione, è un prodotto che ha una consistenza superiore al normale e una differenza di gusto molto importante dal punto di vista dell'armonia, in quanto questo extravecchio invecchiato in barili di ciliegio tende a essere molto più rotondo, più morbido. È quasi impossibile sentire la differenza tra l'acidità e la dolcezza. Tende a essere anche più fruttato perché il legno del ciliegio tende a dare questo tipo di aroma al prodotto che contiene. Bene, io ringrazio Giuseppe Pedroni,
Enrico Corsini e anche Sofia Malagoli, vi ricordo Acetaie Aperte il 29 di settembre e adesso passiamo all'assaggio.